Oggi vi do 5 consigli semplicissimi di fotografia e per farlo realizzerò insieme a voi una fotografia che avrà come unico soggetto questo mandarino, che voi potete sostituire con qualsiasi oggetto che avete in casa, e un piccolo faretto LED dell'araleno, che anche questo potete sostituire con una semplice lampada da tavolo o anche con la torcia del vostro smartphone, purché sia una fonte di luce abbastanza piccola e maneggevole. Per prima cosa, trattandosi di un soggetto statico, andrò ad utilizzare un treppiede, cosa che vi consiglio di fare assolutamente, soprattutto se siete agli inizi, perché questo vi consente di rallentare, di comporre meglio e di fare anche una serie di ragionamenti che vedremo più avanti. Posizionato il nostro soggetto su un piano e con uno sfondo neutro, comincio a chiedermi se questo punto di vista, che lascia così tanto spazio negativo intorno al soggetto, mi sta bene o meno, e decido di cambiarlo. Ma non modificando la lunghezza focale che ho scelto all'inizio e che ho pensato potesse andare bene per questo tipo di fotografia, in questo caso un 45 mm, ma muovendomi fisicamente, quindi avvicinandomi e alzando leggermente il punto di vista. Questo consiglio vale a maggior ragione se avete un obiettivo a lunghezza focale variabile. Infatti dovete immaginare di avere a disposizione tante focali fisse. Sceglietene una, quella che vi piace di più, e utilizzate sempre quella per un periodo di tempo limitato, in modo tale da acquisire sempre maggiore dimestichezza e sempre maggiore velocità, soprattutto nella fase di composizione, perché conoscete benissimo il tipo di inquadratura che vi restituisce quella focale. A questo punto osservo la scena e noto che la luce posizionata frontalmente rispetto al soggetto rende la scena poco tridimensionale. Questo perché le ombre vengono proiettate alle spalle del soggetto, quindi devo intervenire sulla direzione della luce. E partendo da una posizione perpendicolare rispetto al soggetto, arrivo a posizionarla lateralmente, in modo da creare un'ombra lunga che aggiunge profondità all'immagine. E ipotizzando di voler ridurre quest'ombra profonda, devo intervenire sulla mia fonte luminosa proveniente dal faretto LED. E per farlo posso farla rimbalzare con un oggetto semplicissimo come questo pannello di polistirolo bianco, che appunto riflette la luce e che rispetto a un comunissimo foglio bianco ha il vantaggio di rimanere in piedi da solo. Così come anche questi pannelli riflettenti di cartone che costano pochissimo e che in più ci permettono di assorbire la luce con una superficie nera o rifletterla anche con una superficie argentata. O dorata, se vogliamo anche aggiungere una dominante più calda, e che sono anche comodissimi per tagliare la luce e quindi per creare un fascio di luce che indirizza ancora di più lo sguardo dell'osservatore. Apro e chiudo parentesi: se volete realizzare questo tipo di esercizio, ricordatevi di spegnere tutte le luci della stanza per evitare dei rimbalzi indesiderati che sono poi difficili da gestire. Infine, dopo aver gestito la luce, posso finalmente passare alla fase di scatto. E qui l'utilizzo del treppiede torna molto utile, perché soprattutto agli inizi non è un processo molto intuitivo quello di scegliere la combinazione della terna di parametri ISO, tempi e diaframma per ottenere una corretta esposizione e ottenere il risultato esatto che abbiamo in testa. Il mio quinto e ultimo consiglio è infatti quello di cominciare ad impostare la triade esposimetrica a partire dal diaframma, perché insieme alla lunghezza focale e alla distanza dal soggetto va a determinare la profondità di campo, cioè la zona nitida all'interno dell'immagine. In questo caso voglio una profondità di campo ridotta, perché non mi interessa rendere lo sfondo neutro leggibile, quindi imposto un valore di apertura del diaframma, per esempio di f3.5, e di conseguenza imposto un tempo di esposizione abbastanza lungo da tenere al minimo il valore ISO per evitare di avere rumore digitale nella foto, dal momento che, trattandosi di un soggetto statico, non ho la necessità di utilizzare tempi veloci per congelare il movimento. Tutti questi ragionamenti sul punto di vista, sulla luce, sulla triade esposimetrica che ho fatto insieme a voi per realizzare questa fotografia a scopo didattico possono sembrare complessi agli inizi, cervellotici, ma facendo tanta pratica in realtà diventeranno del tutto automatici e immediati e verranno fatti senza riflettere, così come non si riflette quando si deve per esempio cambiare la marcia mentre guidiamo. E una volta interiorizzata la tecnica fotografica potremo applicarla indistintamente, per
esempio ad un ritratto, con la differenza che rispetto a fotografare un mandarino, un soggetto, una persona può anche non sentirsi a proprio agio davanti ad un obiettivo, o ad un paesaggio, con la differenza che rispetto ad una situazione di luce controllata dovremmo adattarci alle condizioni meteorologiche. Ma la tecnica rimane sempre e comunque la base per affrontare qualsiasi tipo di genere fotografico che vogliamo sperimentare o approfondire. Per questo ho creato un video corso di fotografia digitale molto semplice e fruibile anche per chi ha le primissime armi con la fotografia e che parte dalle basi fino ad arrivare alla post-produzione, e di cui vi lascio il link in descrizione. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo al prossimo video.